caduto in silenzio, era comunque qualcosa che veniva non detto, perché se poi era cedimento strutturale lo si sarebbe appurato nel giro di pochissimo tempo, no? Quando io sono riuscita a fare questo era perché il dolore si era già tramutato in un'altra cosa. Cioè, più del dolore poté la rabbia, che sentite ancora sempre nella mia voce, di non sapere la verità. Ha squillato il telefono. Dall'altra parte del filo, perché non c'erano i cellulari a quell'epoca, un controllore del traffico aereo di Roma, un militare, mi ha detto: ma sai quello che è successo? Questo aereo lo hanno buttato giù. Perché è giusto che questa storia possa essere conosciuta e riconosciuta anche da altre generazioni che nulla sanno. Prima degli innumerevoli viaggi dei viandanti, nel nostro mare naufragò un aereo. Dopo decenni di omertà e omissione, si apre qualche cassetto sul volo precipitato nel mare di Ustica. Benvenuta signora Verità, la sua visita è gradita a ogni età. In questo caso Ustica ha dimostrato che la verità può trionfare. Una stizza de monno ti volessi dare, rinciali negghi, ristucero antico. Lo sa che sono stati cancellati tracciati radar, strappate pagine di registri per paura che potessimo trovare anche il più piccolo degli indizi? Lo sa che nei 10 minuti successivi, a partire dalle 20:58 del 27 giugno del 1980, c'è un buco grande quanto il cratere di un vulcano? E chiancio, senza sapere niente, niente, io voglio sapere. Fortunatamente l'arte in qualche modo, diciamo, lascia tracce emotive, no? L'opera è ben scritta, ben strumentata, ben cantata, mi è piaciuta molto, insomma. Oggi è uno di quei giorni in cui ascolto le parole del cielo, come quegli animali fuori infelici, aspettando le piogge. Una tragedia che andava al di là di quello che noi a quel momento potevamo capire. In Italia c'è stata una tensione molto forte, anche perché in effetti dopo, subito dopo, c'è stata la strage di Bologna. Sono chiamate a darsi da fare e a cercare di capire, soprattutto a non smettere mai di cercare di capire. I sensi civili da portare avanti. Demande un peu de justice par amour de la vérité et un peu de vérité par amour de la justice. Venite a investire qui con questa storia, che queste sono persone civili. La rivoluzione francese, i francesi ce l'hanno nel DNA. In fondo, volare è un'arte. Ma perché alla politica dovrebbe interessare di questa storia se a noi cittadini non frega più niente? Se non c'è un legame, una ragione del perché come cittadini ci riguarda la storia dei TG, la politica non ci regala niente. Eh no! Queste storie non riguardano solo chi è colpito direttamente. I TG siamo noi ogni volta che voliamo. Oggi uno di quei giorni, credo alle parole del cielo. Comitato che chiede la verità e la giustizia sulla strage di Ustica a Parigi. Forse ancora più importante che questo comitato nasca a Parigi, in Francia. Stravaccati in poltrone di pelle, che non si rischia niente, con l'arroganza del potere e l'indifferenza di certa gente. Sì, francesi fossero davvero informati su quello che è accaduto, penso che non sarebbero assolutamente indifferenti.